il premio di merito, che è un premio che anche molti incroci. L'anno scorso l'ha vinto Allegri. Ah, un premio importante, prestigioso, ringrazio gli organizzatori, contento di essere qua, è una settimana decisiva, ci sono tanti incroci, vista anche la partita di domenica, visto l'ultimo vincitore appunto del premio, quindi è bello del calcio anche questo. Dai. Galliani ha parlato di un cassetto, ha detto le maglie del Milan col famoso stemma, come dire, sarebbero rimaste nel cassetto, è una questione di verbi o di che cos'altro? No, a parte si è parlato anche tanto, io ho fatto qualche battutina anche ed era tale, perché si sa del calcio anche questo, una sfida fino appunto portata fino all'ultima giornata, penso con merito da entrambe le squadre, si è creato un po' di attese da entrambe le parti, da parte anche soprattutto dei tifosi, probabilmente non solo quelli delle due squadre. Milan ha fatto un grandissimo campionato, anzi soprattutto uno strepitoso girone di ritorno, quindi merito anche alla squadra, merito ad Allegri che ha fatto un lavoro straordinario, quindi noi siamo lì a giocarcela all'ultima giornata e comunque vada saremmo contenti. Mister, però si è sentito un po' toccato, perché insomma l'amministratore delegato Galliani ha detto anche che chi ha strumentalizzato il fatto delle maglie sono dei poveracci. Ma io non mi sento toccato minimamente, anche perché non ho strumentalizzato nulla, quindi, e non credo nemmeno sinceramente che si riferisse all'entourage della Fiorentina. Sa che in settimana i tifosi della Fiorentina attraverso anche Facebook hanno fatto dei fioretti in caso di vittoria nazionale contro il Milan, c'è chi ha promesso di prestare Renzi alla città di Siena a far correre il palio in piazza della Signoria a Firenze. Ecco, il fioretto di Vincenzo Montella sembra di giocare qui. Non mi piace giocare in genere, figuriamoci adesso, insomma, no. È ben bene che giochino i tifosi, perché se divertono loro, andando. Si potrebbe fare tipo una cresta, o imparare l'inno del Siena? No, più facile la seconda che della prima, però prima dovrei imparare bene anche quello della Fiorentina, che ancora non lo so benissimo. Quindi. Come ci arriva la Fiorentina a questo sprint finale? Sono come il figlio di Boccavalero, insomma, ecco per intendo. No, ci arriviamo sereni, ora la troppa serenità dovrà essere un vantaggio o non un vantaggio, quindi prima di pensare a quello che sarà il risultato di Siena dobbiamo pensare a quello che deve essere il risultato della Fiorentina, quindi la nostra attenzione, la nostra concentrazione deve essere rivolta al nostro risultato. Cosa si aspetta dal Siena? Ma io mi aspetto dalla Fiorentina che vinca la Pescara, e poi questo siamo professionisti e quindi non Milan ha a disposizione soltanto un risultato, anche noi è sperare, quindi noi davvero dobbiamo pensare alla nostra partita, ad affrontarla nella maniera giusta ed essere concentrati soltanto ed esclusivamente sul nostro risultato. Quanto ci crede lei stasera? Cioè, posso arrivare terzo? Devo dire la verità, non è l'ultimo pensiero della sera, questo sì, quello che faremo domenica e quello che farà il mio. Quindi sono sereno, ci credevo quando era a 6 punti, ci credo ancora di più. Adesso? No, devo andare in vacanza. Come fare ad evitare tanti premi, soprattutto? C'è nervosismo in Liga, oggi è stata una lite in allenamento, c'è molto nervosismo in Liga, secondo lei perché è giustificato? È sbagliato un tempo, è sbagliato l'allenatore a rivolgere questa domanda, dovesse fare Allegri soprattutto. Non lo so. Si sta scatenando un balzo da due allenatori in tutta Europa, ovviamente tante panchine cambieranno, anche di top club, Vincenzo Montella per questa bella firma di Firenze. L'avevo già detto, quindi l'avevo detto qualche giorno fa, anzi, che settimana fa, quindi non ci saranno sorprese. C'è una parola che per lei va di moda, cioè blindare, quando si dice 2016-2017, cioè c'è un incontro, c'è qualcosa per cui i tifosi della Fiorentina possono sperare che non sia solo per un altro anno? Abbiamo dato qualche anticipo settimana scorsa, ora avere ulteriore anticipo non sarei in grado di dire niente, di promettere nulla perché non so nulla, quindi stiamo parlando, vediamo. Un briglia d'oro per un calcio che vuol crescere, per terminare col premio, un briglia d'oro. Assolutamente, ma credo che la direzione sia quella giusta, insomma, ce lo auguriamo tutti. Da allenatore, le testimonianze dei giocatori del Milan che comunque si espongono per difendere il proprio allenatore, questo
che effetto le fa? Una bella cosa, come detto prima, l'allenatore Allegri ha fatto un grandissimo lavoro e anche i giocatori lo dimostrano con le parole. Grazie.